4, 6. Una persona mi ha incaricata di ritirare quelle buste e di portarle a Minorca. Nell'agosto del 2013, Michaela McCollum e Melissa Reed vengono arrestate all'aeroporto di Lima. Nella valigia hanno cocaina per un valore di 2 milioni di euro. Il Perù è diventato la capitale mondiale della polvere bianca. Nazionalità? Britannica. Fermiamo anche 3 corrieri al giorno. Molti di loro vengono dall'Europa, dalla Spagna soprattutto, e dall'Inghilterra. È cocaina pura. Fermare il traffico proveniente dal Perù è una priorità. I mandanti dei cosiddetti muli della cocaina peruviana hanno parlato con noi. Alcuni li reclutano. Di solito assoldo ragazze. Le rimorchio in discoteca. Poi le istruisco su come viaggiare. Su come portare il prodotto a destinazione. Altri preparano le loro valigie. Sto per tagliare tutta la parte inferiore di questa valigia. La utilizzerò come doppio fondo di una valigia un po' più grande. Ogni giorno spediamo 10-15 valigie come questa. Io creo doppi fondi perfetti, ci tengo alla precisione. Poi però la responsabilità passa al corriere. Mi hanno detto che loro confezionavano la droga così bene che non mi avrebbero scoperta. Siamo a Cusco. La città fu l'antica capitale dell'impero Inca. La coca per gli Incas era una pianta sacra. Per molti corrieri, Cusco è il luogo dove tutto ha inizio. La gente viene qui a divertirsi. Molti spendono un sacco di soldi. E quando io li incontro, sono al verde. Per me è la situazione ideale. Mi basta dire solo, vuoi portarti a casa $10,000? È un gioco da ragazzi. El Negro è un reclutatore. Il suo compito è selezionare e ingaggiare i muli della droga. Ormai sono già 14 anni che faccio questo lavoro. Da noi funziona come in un'azienda qualsiasi. C'è un responsabile delle risorse umane e un responsabile operativo. Io non uso più la bilancia. Da almeno 10 anni. Ti assicuro che se pesassimo queste dosi sarebbero tutte da un grammo, con un margine di errore irrisorio. Sono un gioielliere. La vendita al dettaglio è soltanto una delle fasi del lavoro. Io personalmente sono sempre a caccia di novità. Voglio trovare sistemi che mi facciano fare più soldi, come formare delle persone che portano a destinazione la nostra merce, specialmente per l'Europa. In ogni città del mondo ci sono uomini come El Negro. I loro bersagli sono persone che si divertono e che non hanno ben chiari i rischi a cui possono andare incontro. Molti corrieri vengono avvicinati nei locali notturni. Alcuni detenuti hanno ammesso di essere stati davvero ingenui e di aver abboccato all'amo dei reclutatori soltanto perché abbagliati dalla prospettiva di guadagnare qualcosa senza sforzo. È una cosa che potrebbe capitare a tanti di noi, ai nostri figli. All'epoca ero disoccupata da quasi 3 anni. Vivevo nel Kent, in Inghilterra, con il mio ragazzo di allora. Di recente il caso di Michaela McCallum e Melissa Reed ha destato scalpore, ma i giovani corrieri arrestati sono centinaia all'anno. Rachel Franklin è stata assoldata quando aveva 20 anni. Un tizio mi ha chiesto di trasportare un carico di cocaina
in cambio di circa 7.000 euro. All'inizio ho fatto salti di gioia, mi sembrava un colpo di fortuna quella proposta. In fondo si trattava di farsi una vacanza per poi intascare una bella somma. Lui ha minimizzato i rischi. Il mio volo per Cusco è partito la mattina presto. All'inizio mi sono sentita in vacanza. Ero rilassata, felice. Non ho pensato a niente fino al momento in cui ho ritirato la droga. Molta cocaina peruviana viene smistata in Gran Bretagna, ma i corrieri di nazionalità britannica in realtà sono pochi. La maggior parte di queste persone viene dalla Spagna. Antonia Belén, per esempio, viveva a Madrid quando è stata contattata. Io ho avuto una vita normale, un'infanzia normale, ho studiato. Il problema è stato che io mi fidavo dei miei conoscenti, ma loro parlavano dei fatti miei. Intorno c'è sempre qualcuno che ascolta i tuoi discorsi e che chiacchiera. Un giorno mi si è avvicinato un uomo. Non lo conoscevo, ma mi ha detto: «Ti servono soldi, vero? Ho un lavoro per te. Stai a sentire». Vorrebbe aver rifiutato? Certo. I reclutatori sanno perfettamente qual è il profilo a cui puntare. Ci vogliono ragazzi che amano lo sballo e la vita notturna. Non devono farsi paranoie e se ce l'hanno con la società è meglio. Devono essere impulsivi, avere un certo temperamento. Sono questi i tipi più facili da reclutare. Ogni fine settimana El Negro esce e va in cerca di nuovi bersagli. Le mie serate cominciano da queste parti, verso le 10. Vado nei bar frequentati da turisti giovani e bianchi. Ecco, ce n'è uno proprio qui, vedi? Parto sempre chiedendo al turista di turno se gli andrebbe di portarsi un po' di roba a casa. Gliela butto lì ridendo, come battuta. Così intanto gli metto la pulce nell'orecchio. Là, là. Alle 2 del mattino i bar dove i turisti occidentali passano le serate a sbronzarsi chiudono i battenti, così mi sposto nelle discoteche. Per convincerli io evidenzio solo i lati positivi del lavoro. È un rinforzo psicologico che funziona. La cosa più importante è costruire un rapporto di fiducia. Così a loro, a un certo punto, viene del tutto naturale chiedermi da quanto tempo faccio questo lavoro. E spesso si offrono di collaborare. Io ovviamente la faccio facile. Quell'uomo mi ha dato la somma pattuita e mi ha augurato buon divertimento. Però io ho perso il mio volo per il Perù e ho cominciato a ricevere minacce. Io non sapevo granché su queste persone. Non avevo idea che fossero così pericolose. Certo, avevo molta paura. Ecco i famosi mattoni. Non possiamo certamente impacchettarli e metterli tutti interi in una valigia, no? Vanno polverizzati. Per molti anni, le parole cocaina e narcotraffico sono state associate principalmente alla Colombia. Nel 2013, però, il Perù è diventato il primo produttore mondiale di polvere bianca. Attualmente nel paese ne vengono prodotte 300 tonnellate all'anno. Noi puntiamo sulla collaborazione con il governo peruviano. I nostri servizi di polizia si tengono costantemente in contatto allo scopo di rendere più efficienti le operazioni di identificazione e di arresto. Vogliamo fermare tutti coloro che tentano di far uscire cocaina dal Perù. Fuoco! I servizi antidroga peruviani sono stati integrati da un'unità di elite, dal nome in codice Scorpione. Il suo obiettivo è combattere le organizzazioni che gestiscono i corrieri.
Nel 2013 l'unità Scorpione ha sequestrato 4,5 tonnellate di cocaina. Fuoco! Rodrigo Carno è uno dei suoi detective di maggiore esperienza. Il traffico di cocaina dal Perù è vasto e ben organizzato. Non conosce tempi morti e coinvolge un gran numero di persone. Solitamente, la droga viene indirizzata verso la Spagna o verso i Paesi Bassi. Da lì poi viene inoltrata in tutto il Regno Unito. Ovviamente non mancano i casi di spedizioni dirette. Qualche anno fa, per esempio, un'organizzazione criminale ha utilizzato addirittura uno yacht per cercare di inviare un carico di droga di grosse dimensioni direttamente in Inghilterra. Il 4 marzo 2012, l'unità Scorpione riprende 3 inglesi al loro sbarco nei pressi di Lima. Sono arrivati dall'Inghilterra su uno yacht di proprietà di Philip Austin Collins, nipote della rockstar Phil Collins. Qualche giorno prima, il detective Carno ha ricevuto una soffiata. L'imbarcazione è stata intercettata al suo arrivo in un porto del nord. A partire da quel momento abbiamo tenuto i suoi occupanti sotto stretta sorveglianza. Abbiamo cominciato a scambiare informazioni al riguardo con vari paesi europei, principalmente con l'Inghilterra. Ben presto abbiamo scoperto che quello yacht era approdato qui in Perù per imbarcare della droga. Collins e i suoi amici incontrano un altro inglese. Secondo Carno, quest'ultimo deve consegnare loro 40 kg di cocaina. Prima che ripartissero, abbiamo effettuato una perquisizione. Eravamo certi che la droga fosse già a bordo. Abbiamo aperto le bombole. Un mio collega ha estratto il primo pacco di cocaina e l'ha mostrato al proprietario. Ha simulato sorpresa. È la tipica reazione di questi corrieri. Quando salta fuori la droga, affermano di non saperne niente. La squadra di Carno sequestra tutto il carico. Il suo valore commerciale sfiora i 4 milioni di euro. La nostra unità è stata creata per combattere le grandi organizzazioni del narcotraffico, non certo i muli della droga. Però, quando troviamo una pista che coinvolge qualcuno di loro, la seguiamo sempre. Per il trasporto usano ogni tipo di contenitore. I più comuni sono le valigie. Ogni giorno a Lima c'è qualcuno che prepara una spedizione di cocaina. Eduardo fa parte di un'organizzazione che manda corrieri in Europa. Da oltre 10 anni ricopre il ruolo di adattatore di valigie. Nessuno deve sapere cosa fai realmente. L'importante è lavorare da soli, sempre. Io non mi metto mai a dire in giro che lavoro faccio e dove. Questo blocco ora lo divido a metà. Qui sono tranquillo. Nessuno mi conosce. E scappare è facile. È un lavoro lungo e complicato. Io l'ho imparato osservando i più esperti. La prima volta mi hanno dato da fare 5 valigie e 4 le ho rovinate. Nel giro di una settimana, questa valigia sarà consegnata a un corriere. So solo che devo adattare la valigia. Non so chi la utilizzerà. È tutta una catena. Uno la compra, un altro la modifica e un altro la usa.
Ultimamente le organizzazioni del narcotraffico hanno modificato le tecniche di trasporto. Per prima cosa stanno utilizzando un numero sempre maggiore di persone, in particolare immigrati e turisti. E in questo momento per loro è molto più conveniente assoldare donne anziché uomini. Ne ricavano tutta una serie di vantaggi. Per reati di droga, istintivamente siamo meno portati a sospettare di una donna. Ero preoccupata, ma solo per il volo. Era talmente lungo che mi spaventava, ma in generale ero molto felice di poter andare in Sud America. Mi sentivo veramente fortunata. Ho visitato anche Machu Picchu. Una vacanza in piena regola. È il 3 aprile del 2010, quando la madrilena Antonia Belén arriva a Trujillo, vivace località di villeggiatura affacciata sull'Oceano Pacifico. Le è stata riservata una stanza in questo albergo. Da allora è la prima volta che torna qui. Come si sente? Nervosa. Colpevole più che altro. Sto tremando. È rimasto tutto uguale. Li ricordavo bene, questi colori. È un posto orrendo. Avrei dovuto cambiare idea, lasciare la valigia con la droga qui. Però avevo molta paura perché sentivo gli occhi di quella gente sempre puntati su di me. I trafficanti hanno sempre un uomo di fiducia che sorveglia i muli. Io cerco sempre di fare l'amico di tutti. Ho una faccia cordiale che ispira fiducia. Per questo ho l'incarico di dare sicurezza al futuro corriere. Lui era molto basso. Mi ha detto di chiamarlo Tappo. Sorrideva sempre. Sembrava uno di cui potersi fidare ad occhi chiusi. Rodrigo Carno è atteso in tribunale. Oggi c'è l'udienza preliminare per il caso di Philip Austin Collins e dei suoi due amici. Il processo avrà inizio giovedì 24 agosto alle ore 11. Dal giorno dell'arresto, i tre hanno passato 2 anni in prigione, in attesa della data del processo. In Perù non c'è mai stato un caso di tale portata che coinvolgesse cittadini britannici. Quando nel nostro paese viene arrestato un gruppo di persone per reati connessi alla droga, capita molto spesso che un paio si assumano tutte le colpe. Così siamo costretti a rimettere in libertà gli altri. Nel corso del 2013, all'aeroporto di Lima sono stati sequestrati oltre 700 kg di cocaina. I corrieri arrestati sono stati 212. Maria Enriquez, agente dell'unità antinarcotici, è in aeroporto per individuare i potenziali corrieri. Per individuare i corrieri bisogna osservare tutti i passeggeri in transito. Ci basiamo su come si muovono, cerchiamo eventuali segni di nervosismo, valutiamo i loro bagagli e il loro abbigliamento. A volte viaggiano in coppia, altre volte in gruppi piccoli o grandi, talvolta persino con bambini. Quasi sempre però sono da soli. Negli aeroporti il livello di sorveglianza è alto, ma questo ai corrieri viene tenuto nascosto. Il reclutatore mi ha suggerito di comportarmi normalmente. Ha detto che i poliziotti venivano pagati dalla sua organizzazione e che non rischiavo nulla. Se un agente mi avesse fermato, avrei dovuto soltanto rispondere alle sue domande.
Solo dopo ti rendi conto che in realtà sono tutte menzogne. Senti che profumo, eh? Quanto vieni pagato per modificare una valigia? $5.000. Materiale incluso. Una metà me la danno in anticipo. Il resto alla consegna. Ogni giorno partono 10-15 valigie. Ecco fatto. Edoardo impiega circa 6 ore per modificare una valigia. Questa è quasi pronta. Dopo la spruzzerò con del repellente per cani per stare più tranquilli. I pacchetti devono essere perfetti. Un pacchetto chiuso a dovere non emana odore. E i cani non lo fiutano. Incollo il doppio fondo. È un lavoro impeccabile, ma se il corriere è nervoso, si farà pizzicare, garantito. Se un mulo viene beccato con una mia valigia, è colpa sua. Si vede che ha perso la calma e l'hanno notato. Quando una valigia è pronta, un altro membro dell'organizzazione la ritira e la porta al corriere. Rachel Franklin ha ricevuto la sua direttamente in albergo. La droga era stata messa in una valigia blu. A un certo punto ho pensato di lasciarla lì e di tornare a casa solo con i miei bagagli, ma ho avuto paura di quello a cui sarei andata incontro in Inghilterra. Ho pensato che mi avrebbero aggredita o addirittura uccisa. La valigia è il tuo passaporto per la prigione. È così, purtroppo. Come preparatore, io considero molto importante rassicurare i corrieri sul fatto che il loro incarico è completamente privo di rischi. Dico che le valigie sono fatte a regola d'arte e che sono così sicure che le metterei anche in mano a mia madre. Inoltre, gli anticipo tutte le domande che potrebbero fargli una volta in aeroporto. Se hanno il giusto supporto psicologico e si sentono pronti a fronteggiare un ipotetico imprevisto, sono molto più tranquilli ed è meno probabile che si tradiscano. Mi sentivo condannata. Durante il tragitto verso l'aeroporto sono rimasta in silenzio, rimuginando su una serie di cose tremende. Avrei voluto dire al tassista: voglio scendere, questa valigia piena di droga la lascio a lei. Mentre andavo all'aeroporto avevo una confusione pazzesca in testa. Avrei voluto avvertire qualcuno. Ma chi? La polizia, forse? Ho pensato di fermare un agente o di abbandonare la valigia, ma non ho fatto niente. Avevo paura. I momenti peggiori della mia vita li ho vissuti in quell'aeroporto. Che angoscia. Ricordo l'attesa. Mi è sembrata eterna. Le code sono lunghe. Possono durare parecchi minuti e nel frattempo noi osserviamo tutti. Se notiamo che qualcuno tradisce un certo nervosismo, lo prendiamo in disparte. Ho preso la valigia, ho fatto un bel respiro e sono scesa nell'arena. Non avevo scelta. Poco prima di passare il varco doganale, ho notato che c'erano dei poliziotti. Esaminavano le carte di imbarco. Interveniamo? Ci penso io. Chi controlla la valigia?
Non dimenticherò mai quel momento. Ero in fila quando all'improvviso una poliziotta peruviana mi ha fermato. Signora, mi fa vedere il passaporto? La gente ha guardato il mio passaporto. Venga un attimo con me, per favore. Allora ho capito che era finita. L'agente Maria Enriquez ha appena fermato una coppia lituana che stava per imbarcarsi su un volo KLM per Amsterdam. Gli ho chiesto da quanto tempo erano in Perù e hanno manifestato un evidente nervosismo. Chi è innocente risponde con naturalezza a queste domande, ma per loro non è stato così. Allora, cosa trasportate? Avete della droga nascosta nelle valigie? Cosa? Droga? No. Ne è proprio sicura? Le giuro che è la prima volta che lo sento. Che sente cosa, signorina? Che ho della droga in valigia. Avvicinatevi, prego. Accanto alle valigie. Vorrei i vostri nomi completi. Nome e cognome. Aira Grigaliunite e Sigitas Buceris. Queste due valigie sono vostre? Senta, tutto quello che so è che eravamo qui in vacanza e un uomo ci ha offerto queste valigie a buon prezzo. Per 5 valigie ci ha chiesto soltanto 10 sol, un affare. Noi ne avevamo bisogno, quindi le abbiamo comprate. Siamo venuti con una valigia troppo piccola e ne abbiamo approfittato per buttarla. Quindi queste due le avete comprate qui? Sì. Da un peruviano? Esatto, per 10 sol. E sapevate cosa contenevano? Beh, niente, erano vuote. Chi ve le ha vendute? Un uomo, ma non so nulla di lui. Si chiamava Jorge, almeno così ha detto. Noi non l'avevamo mai visto. Ve le ha consegnate lui? Ora non me lo ricordo, però è probabile. È lui che le ha comprate. Le ha comprate lui, Jorge? Sì. Per voi? Sì. Uno sconosciuto di nome Jorge ha comprato queste valigie per voi? Non so se si chiama Jorge. Potrebbe anche averci dato un nome falso. Quanto vi ha offerto per trasportare le valigie? Siete già stati pagati? Pagati? No, non ci ha detto niente. Ogni anno qui dentro passano oltre 200 corrieri della droga. In una valigia con il doppio fondo. I lati hanno uno spessore maggiore. Sono diversi. Inoltre è evidente che rispetto alle normali valigie, queste sono meno capienti. Noi al tatto lo sentiamo. Quando mi hanno arrestata è stato come se tutta la tensione accumulata durante quei 21 giorni in Perù si sciogliesse. Basta, potevo rilassarmi. Era finita. Ecco, le ho smontate. Prendi. Un passeggero estone viene fermato mentre tenta di imbarcarsi sullo stesso volo. Una radiografia evidenzia ovuli nel suo stomaco. Quindi loro tre si conoscono. Davvero? Sì, guarda. Se la ridono. Credevano di farla franca con tutta quella roba. Assurdo.
È cocaina pura? Già. Le buste hanno tutte le stesse dimensioni. 2, 4, 6, 8. Ogni valigia conteneva 8 buste. 2,5 kg. Nelle due valigie gli agenti hanno rinvenuto un totale di 5 kg di cocaina. Gli ovuli ingeriti dal corriere estone ne contenevano 1,3 kg. Tu hai ingoiato ovuli? Non hai cocaina nello stomaco? Certo che no. La cocaina era pura al 90%. Una volta tagliata, avrebbe avuto un valore commerciale di 1.300.000 euro. Attualmente, oltre 700 cittadini europei sono detenuti in Perù per reati di droga. Per i casi più seguiti dai media internazionali, il processo arriva velocemente, ma per la maggioranza non è così. Molti corrieri trascorrono diversi anni in carcere prima di mettere piede in tribunale. La polizia mi ha tolto tutto. La cella era fredda e spoglia. Dormivamo su materassi di plastica, senza neppure un cuscino. Dopo la prima notte ho conosciuto alcune ragazze che erano rinchiuse lì dentro da 4, 5, anche 6 giorni. In quel momento sono crollata. Oggi i due ragazzi arrestati all'aeroporto dovrebbero essere interrogati. Parla altre lingue oltre la sua? Nessuna? Capisce ciò che dico? No, niente? E lei? Mi capisce? L'ambasciata lituana è stata contattata, ma non ha inviato interpreti. Parlate solo la vostra lingua? È così. Sarà meglio limitarci a raccogliere le deposizioni per oggi. L'interrogatorio avverrà in un altro momento. Oggi non è fattibile, ci vuole un interprete. Li aspettano 15 giorni di custodia predibattimentale. Nel frattempo la polizia compirà le indagini preliminari. Ci vorranno tra i 6 e gli 8 mesi prima che debbano presentarsi davanti al giudice. La sentenza dovrebbe arrivare nel giro di 2 anni. Generalmente la pena comminata a un corriere della droga consiste in 6 anni e 8 mesi di reclusione. Secondo la giurisdizione del nostro paese, il processo a Philip Austin Collins e ai suoi amici va avanti da diversi mesi. Gareth Young, l'uomo trovato in possesso di cocaina, si è dichiarato colpevole. Gli altri due, Collins e Richard Crewe, respingono le accuse. Sostengono che Gareth non li aveva informati di nulla. Sono semplicemente partito per il viaggio che avevo sempre sognato. Dopo sarei tornato alla vita normale, al mio lavoro, alla mia ragazza. La squadra di Rodrigo Carno è ancora sulle tracce di un cittadino inglese che sarebbe stato il regista dell'intera operazione. Per noi è chiarissimo che quei 3 uomini sono venuti qui in Perù allo scopo di ricevere della cocaina da trasportare nel loro paese. Avevano degli accordi precisi con un loro connazionale. A quanto pare era proprio quest'ultimo ad avere le conoscenze e i mezzi necessari per effettuare l'operazione. E sfortunatamente è fuggito prima del blitz nel quale abbiamo arrestato gli altri 3. Ora è latitante.
quello che ho fatto, mi vergogno. Non avrei mai immaginato che la mia vita potesse prendere questa piega, che sarei stata arrestata in un aeroporto per droga. Non era certo quello che volevo. Ti dispiace quando arrestano un corriere? In realtà provo sensazioni contrastanti. Ovviamente tra me e loro si viene a creare un rapporto di confidenza, una sintonia. Quindi sì, mi dispiace. Ma nel mio campo non puoi fare il sentimentale. Non è il caso, non conviene. E poi io non punto mica una pistola alla testa di quella gente. Quelle cose lì succedono nei film. Loro fanno una scelta. Finita. Ora un po' di repellente per cani. A volte i muli passano con un aiutino. Un tizio pagato per chiudere un occhio. Qualcuno che sta al check-in o alla dogana o magari a bordo del volo. Tutti hanno un prezzo. Questa valigia adesso contiene 3 chili di cocaina. A detta dei trafficanti, 9 valigie su 10 sfuggono ai controlli. Bella, eh? Successivamente, abbiamo saputo che anche questa è arrivata a destinazione, a operazione. Per noi è chiarissimo che quei 3 uomini sono venuti qui in Perù allo scopo di ricevere della cocaina da trasportare nel loro paese. Avevano degli accordi precisi con un loro connazionale. A quanto pare era proprio quest'ultimo ad avere le conoscenze e i mezzi necessari per effettuare l'operazione. E sfortunatamente è fuggito prima del blitz nel quale abbiamo arrestato gli altri 3. Ora è latitante. Per quello che ho fatto, mi vergogno. Non avrei mai immaginato che la mia vita potesse prendere questa piega, che sarei stata arrestata in un aeroporto per droga. Non era certo quello che volevo. Ti dispiace quando arrestano un corriere? In realtà provo sensazioni contrastanti. Ovviamente tra me e loro si viene a creare un rapporto di confidenza, una sintonia. Quindi sì, mi dispiace. Ma nel mio campo non puoi fare il sentimentale. Non è il caso, non conviene. E poi io non punto mica una pistola alla testa di quella gente. Quelle cose lì succedono nei film. Loro fanno una scelta. Finita. Ora un po' di repellente per cani. A volte i muli passano con un aiutino. Un tizio pagato per chiudere un occhio.
Qualcuno che sta al check-in o alla dogana o magari a bordo del volo. Tutti hanno un prezzo. Questa valigia adesso contiene 3 chili di cocaina. A detta dei trafficanti, 9 valigie su 10 sfuggono ai controlli. Bella, eh? Successivamente... 2, 4, 6, 8... Ogni valigia conteneva 8 buste. 2,5 chili. Nelle 2 valigie gli agenti hanno rinvenuto un totale di 5 kg di cocaina. Gli ovuli ingeriti dal corriere estone ne contenevano 1,3 kg. Tu hai ingoiato ovuli? Non hai cocaina nello stomaco? Certo che no. La cocaina era pura al 90%. Una volta tagliata, avrebbe avuto un valore commerciale di 1.300.000 euro. Attualmente, oltre 700 cittadini europei sono detenuti in Perù per reati di droga. Per i casi più seguiti dai media internazionali, il processo arriva velocemente, ma per la maggioranza non è così. Molti corrieri trascorrono diversi anni in carcere prima di mettere piede in tribunale. La polizia mi ha tolto tutto. La cella era fredda e spoglia. Dormivamo su materassi di plastica, senza neppure un cuscino. Dopo la prima notte ho conosciuto alcune ragazze che erano rinchiuse lì dentro da 4, 5, anche 6 giorni. In quel momento sono crollata. Oggi i 2 ragazzi arrestati all'aeroporto dovrebbero essere interrogati. Parla altre lingue oltre la sua? Nessuna? Capisce ciò che dico? No, niente? E lei, mi capisce? L'ambasciata lituana è stata contattata, ma non ha inviato interpreti. Parlate solo la vostra lingua? È così. Sarà meglio limitarci a raccogliere le deposizioni per oggi. L'interrogatorio avverrà in un altro momento. Oggi non è fattibile, ci vuole un interprete. Мне сказали, понедельник будет суд. Да? А сегодня все сказали, не будет суд. Пойдем на тюрьму. А почему здесь моя девушка? Там вообще ничего не так не знаю. Что, не как, не так. Lì aspettano 15 giorni di custodia. Mi sentivo condannata. Durante il tragitto verso l'aeroporto sono rimasta in silenzio, rimuginando su una serie di cose tremende. Avrei voluto dire al tassista: voglio scendere, questa valigia piena di droga la lascio a lei. Mentre andavo all'aeroporto avevo una confusione pazzesca in testa. Avrei voluto avvertire qualcuno. Ma chi? La polizia, forse? Ho pensato di fermare un agente o di abbandonare la valigia, ma non ho fatto niente, avevo paura. I momenti peggiori della mia vita li ho vissuti in quell'aeroporto. Che angoscia. Ricordo l'attesa. Mi è sembrata eterna. Le code sono lunghe. Possono durare parecchi minuti e nel frattempo noi osserviamo tutti. Se notiamo che qualcuno tradisce un certo nervosismo, lo prendiamo in disparte. Thank you.
ho preso la valigia, ho fatto un bel respiro e sono scesa nell'arena. Non avevo scelta. Poco prima di passare il varco doganale, ho notato che c'erano dei poliziotti. Esaminavano le carte di imbarco. Interveniamo? Ci penso io. Chi controlla la valigia? Non dimenticherò mai quel momento. Ero in fila quando all'improvviso una poliziotta peruviana mi ha fermato. Signora, mi fa vedere il passaporto? La gente ha guardato il mio passaporto. Venga un attimo con me, per favore. Allora ho capito che era finita. L'agente Maria Enriquez ha appena fermato una coppia lituana che stava per imbarcarsi su un volo KLM per Amsterdam. Gli ho chiesto da quanto tempo erano in Perù e hanno manifestato un evidente nervosismo. Chi è innocente risponde con naturalezza a queste domande, ma per loro non è stato così. Allora, cosa trasportate? Avete della droga nascosta nelle valigie? Cosa? Droga? No. Ne è proprio sicura? Le giuro... Tu hai ingoiato ovuli? Non hai cocaina nello stomaco? Certo che no. La cocaina era pura al 90%. Una volta tagliata, avrebbe avuto un valore commerciale di 1.300.000 euro. Attualmente, oltre 700 cittadini europei sono detenuti in Perù per reati di droga. Per i casi più seguiti dai media internazionali, il processo arriva velocemente, ma per la maggioranza non è così. Molti corrieri trascorrono diversi anni in carcere prima di mettere piede in tribunale. La polizia mi ha tolto tutto. La cella era fredda e spoglia. Dormivamo su materassi di plastica, senza neppure un cuscino. Dopo la prima notte ho conosciuto alcune ragazze che erano rinchiuse lì dentro da 4, 5, anche 6 giorni. In quel momento sono crollata. Oggi i due ragazzi arrestati all'aeroporto dovrebbero essere interrogati. Parla altre lingue oltre la sua? Nessuna? Capisce ciò che dico? No, niente? E lei, mi capisce? L'ambasciata lituana è stata contattata, ma non ha inviato interpreti. Parlate solo la vostra lingua? È così. Sarà meglio limitarci a raccogliere le deposizioni per oggi. L'interrogatorio avverrà in un altro momento. Oggi non è fattibile, ci vuole un interprete. Мне сказали, понедельник будет суд. Да? А сегодня все сказали, не будет суд. Пойдем на тюрьму. А почему здесь моя девушка? Там вообще ничего не так не знаю. Что, не как, не так. Li aspettano 15 giorni di custodia predibattimentale. Nel frattempo la polizia compirà le indagini preliminari. Ci vorranno tra i 6 e gli 8 mesi prima che debbano presentarsi davanti al giudice. La sentenza dovrebbe arrivare nel giro di 2 anni. Generalmente la pena comminata a un corriere della droga consiste in 6 anni e 8 mesi di reclusione. Secondo la giurisdizione del nostro paese... Piccoli o grandi? Talvolta persino con bambini. Quasi sempre però sono da soli. Negli aeroporti il livello di sorveglianza è alto, ma questo ai corrieri viene tenuto nascosto. Il reclutatore mi ha suggerito di comportarmi normalmente. Ha detto che i poliziotti venivano pagati dalla sua organizzazione e che non rischiavo nulla. Se un agente mi avesse fermato, avrei dovuto soltanto rispondere alle sue domande. Solo dopo ti rendi conto che in realtà sono tutte menzogne.
Senti che profumo, eh? Quanto vieni pagato per modificare una valigia? 5.000. $5.000. Materiale incluso. Una metà me la danno in anticipo. Il resto alla consegna. Ogni giorno partono 10-15 valigie. Ecco fatto. Edoardo impiega circa 6 ore per modificare una valigia. Questa è quasi pronta. Dopo la spruzzerò con del repellente per cani per stare più tranquilli. I pacchetti devono essere perfetti. Un pacchetto chiuso a dovere non emana odore. E i cani non lo fiutano. Incollo il doppio fondo. È un lavoro impeccabile, ma se il corriere è nervoso, si farà pizzicare, garantito. Se un mulo viene beccato con una mia valigia, è colpa sua. Si vede che ha perso la calma e l'hanno notato. Quando una valigia è pronta, un altro membro dell'organizzazione la ritira e la porta al corriere. Rachel Franklin ha ricevuto la sua direttamente in albergo. La droga era stata messa in una valigia blu. A un certo punto ho pensato di lasciarla lì e di tornare a casa solo con i miei bagagli, ma ho avuto paura di quello a cui sarei andata incontro in Inghilterra. Ho pensato che mi avrebbero aggredita o addirittura uccisa. La valigia è il tuo passaporto per la prigione. È così, purtroppo. Come preparatore, io considero molto importante rassicurare... Inghilterra. Il 4 marzo 2012, l'unità Scorpione riprende 3 inglesi al loro sbarco nei pressi di Lima. Sono arrivati dall'Inghilterra su uno yacht di proprietà di Philip Austin Collins, nipote della rockstar Phil Collins. Qualche giorno prima, il detective Carno ha ricevuto una soffiata. L'imbarcazione è stata intercettata al suo arrivo in un porto del nord. A partire da quel momento abbiamo tenuto i suoi occupanti sotto stretta sorveglianza. Abbiamo cominciato a scambiare informazioni al riguardo con vari paesi europei, principalmente con l'Inghilterra. Ben presto abbiamo scoperto che quello yacht era approdato qui in Perù per imbarcare della droga. Collins e i suoi amici incontrano un altro inglese. Secondo Carno, quest'ultimo deve consegnare loro 40 kg di cocaina. Prima che ripartissero, abbiamo effettuato una perquisizione. Eravamo certi che la droga fosse già a bordo. Abbiamo aperto le bombole. Un mio collega ha estratto il primo pacco di cocaina e l'ha mostrato al proprietario. Ha simulato sorpresa. È la tipica reazione di questi corrieri. Quando salta fuori la droga, affermano di non saperne niente. La squadra di Carno sequestra tutto il carico. Il suo valore commerciale sfiora i 4 milioni di euro. La nostra unità è stata creata per combattere le grandi organizzazioni del narcotraffico, non certo i muli della droga. Però, quando troviamo una pista che coinvolge qualcuno di loro, la seguiamo sempre. Per il trasporto usano ogni tipo di contenitore. I più comuni sono le valigie. Ogni giorno a Lima c'è qualcuno che prepara una spedizione di cocaina. E
Edoardo fa parte di un'organizzazione che manda corrieri in Europa. Da oltre 10 anni ricopre il ruolo di adattatore di valigie. Nessuno deve sapere cosa fai realmente. E ho cominciato a ricevere minacce. Io non sapevo granché su queste persone. Non avevo idea che fossero così pericolose. Certo, avevo molta paura. Ecco i famosi mattoni. Non possiamo certamente impacchettarli e metterli tutti interi in una valigia, no? Vanno polverizzati. Per molti anni, le parole cocaina e narcotraffico sono state associate principalmente alla Colombia. Nel 2013, però, il Perù è diventato il primo produttore mondiale di polvere bianca. Attualmente nel paese ne vengono prodotte 300 tonnellate all'anno. Noi puntiamo sulla collaborazione con il governo peruviano. I nostri servizi di polizia si tengono costantemente in contatto allo scopo di rendere più efficienti le operazioni di identificazione e di arresto. Vogliamo fermare tutti coloro che tentano di far uscire cocaina dal Perù. Fuoco! I servizi antidroga peruviani sono stati integrati da un'unità di elite, dal nome in codice Scorpione. Il suo obiettivo è combattere le organizzazioni che gestiscono i corrieri. Nel 2013 l'unità Scorpione ha sequestrato 4,5 tonnellate di cocaina. Fuoco! Rodrigo Carno è uno dei suoi detective di maggiore esperienza. Il traffico di cocaina dal Perù è vasto e ben organizzato. Non conosce tempi morti e coinvolge un gran numero di persone. Solitamente, la droga viene indirizzata verso la Spagna o verso i Paesi Bassi. Da lì poi viene inoltrata in tutto il Regno Unito. Ovviamente non mancano i casi di spedizioni dirette. Qualche anno fa, per esempio, un'organizzazione criminale ha utilizzato addirittura uno yacht per cercare di inviare un carico di droga di grosse dimensioni direttamente in Inghilterra. Il 4 marzo 2012, l'unità Scorpione riprende 3 inglesi al loro sbarco nei pressi di Lima. Sono arrivati dall'Inghilterra su uno yacht di proprietà di Philip Austin Collins, nipote della rockstar Phil Collins. Qualche giorno prima, il detective Carno ha ricevuto una sofferta. Io considero molto importante rassicurare i corrieri sul fatto che il loro incarico è completamente privo di rischi. Dico che le valigie sono fatte a regola d'arte e che sono così sicure che le metterei anche in mano a mia madre. Inoltre, gli anticipo tutte le domande che potrebbero fargli una volta in aeroporto. Se hanno il giusto supporto psicologico e si sentono pronti a fronteggiare un ipotetico imprevisto, sono molto più tranquilli ed è meno probabile che si tradiscano. Mi sentivo condannata. Durante il tragitto verso l'aeroporto sono rimasta in silenzio, rimuginando su una serie di cose tremende. Avrei voluto dire al tassista: voglio scendere, questa valigia piena di droga la lascio a lei. Mentre andavo all'aeroporto avevo una confusione pazzesca in testa. Avrei voluto avvertire qualcuno. Ma chi? La polizia, forse? Ho pensato di fermare un agente o di abbandonare la valigia, ma non ho fatto niente, avevo paura. I momenti peggiori della mia vita li ho vissuti in quell'aeroporto. Che angoscia. Ricordo l'attesa.
è sembrata eterna. Le code sono lunghe. Possono durare parecchi minuti e nel frattempo noi osserviamo tutti. Se notiamo che qualcuno tradisce un certo nervosismo, lo prendiamo in disparte. Ho preso la valigia, ho fatto un bel respiro e sono scesa nell'arena. Non avevo scelta. Poco prima di passare il varco doganale, ho notato che c'erano dei poliziotti. Esaminavano le carte di imbarco. Interveniamo? Ci penso io. Chi controlla la valigia? Non dimenticherò mai quel momento. Ero in fila quando all'improvviso una poliziotta peruviana mi ha fermato. Signora, mi fa vedere il passaporto? La gente ha guardato il mio passaporto. Venga un attimo con me, per favore. Allora ho capito che era finita. L'agente Maria Enriquez ha appena... Parlate solo la vostra lingua? È così. Sarà meglio limitarci a raccogliere le deposizioni per oggi. L'interrogatorio avverrà in un altro momento. Oggi non è fattibile, ci vuole un interprete. Lì aspettano 15 giorni di custodia predibattimentale. Nel frattempo la polizia compirà le indagini preliminari. Ci vorranno tra i 6 e gli 8 mesi prima che debbano presentarsi davanti al giudice. La sentenza dovrebbe arrivare nel giro di 2 anni. Generalmente la pena comminata a un corriere della droga consiste in 6 anni e 8 mesi di reclusione. Secondo la giurisdizione del nostro paese... Il processo a Philip Austin Collins e ai suoi amici va avanti da diversi mesi. Garrett Young, l'uomo trovato in possesso di cocaina, si è dichiarato colpevole. Gli altri due, Collins e Richard Crewe, respingono le accuse. Sostengono che Garrett non li aveva informati di nulla. Sono semplicemente partito per il viaggio che avevo sempre sognato. Dopo sarei tornato alla vita normale, al mio lavoro, alla mia ragazza. La squadra di Rodrigo Carno è ancora sulle tracce di un cittadino inglese che sarebbe stato il regista dell'intera operazione. Per noi è chiarissimo che quei 3 uomini sono venuti qui in Perù allo scopo di ricevere della cocaina da trasportare nel loro paese. Avevano degli accordi precisi con un loro connazionale. A quanto pare era proprio quest'ultimo ad avere le conoscenze e i mezzi necessari per effettuare l'operazione. E sfortunatamente è fuggito prima del blitz nel quale abbiamo arrestato gli altri 3. Ora è latitante. Quello che ho fatto, mi vergogno. Non avrei mai immaginato che la mia vita potesse prendere questa piega, che sarei stata arrestata in un aeroporto per droga. Non era certo quello che volevo.